Allora, un progetto come questo non può naturalmente andare avanti senza l'aiuto degli amici che ci credono. Uno di questi amici è Manlio Lo Presti, che è un dirigente del Monte dei Paschi, ma al di là della passione per il sociale c'è da chiedersi come mai un dirigente di una banca è appassionato a questo progetto. Io lo lascerei spiegare sicuramente a lui. Buongiorno, eccomi qua. Ma prima di tutto perché, come spiegava, la vita è fatta di percorsi casuali. Mi veniva in mente un romanzo di Simenon che si chiama La neve era sporca, dove c'è questo medico famoso, ricco, alto borghese, che si trova coinvolto per una sequenza infernale di fatti a commettere un omicidio. E quindi rientra in una spirale terrificante che è stata qui descritta. Un altro caso, per esempio, è un comandante di marina americano che anche lui coinvolto in agli inizi e fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, che viene coinvolto in un omicidio anche lui per difesa. Classe alta, perché la marina negli Stati Uniti apparteneva alla classe alta, ad una selezione feroce, e si trova dentro a questi perimetri angusti. Che cosa fa questo capitano di marina, comandante, qualcosa del genere? Trasforma questa mancanza di tempo, qualcuno ha parlato di mancanza di tempo, interessante, l'ha trasformata in conoscenza e comincia ad avere un contatto con l'enciclopedia britannica che nasce con lui, inondando per spedizione una serie di foglietti, i famosi pizzini, qualcuno diceva scherzosamente, con i significati di ogni parola, fino a raggiungere decine di migliaia di questi fogli, fino a destare la curiosità di una redattrice di questa enciclopedia, che è come la Treccani da noi, che voleva trovarlo, voleva parlarci. E lui ovviamente si scherniva, cioè cercava di non farsi vedere, di non spiegare chi era. E nasce un libro che vi invito a cercare, non è facilissimo, L'uomo più colto del mondo, scritto da questo Winchester per Mondadori, dove lui trasforma questa sofferenza, questo disagio, in conoscenza. Diciamo che in maniera molto diversa. Io sono, come dire, ho il privilegio di avere l'amicizia di Paolo e di Angelica, mi hanno coinvolto e sono rimasto perché ho detto scusate, ma io, come diceva giustamente chi mi ha presentato, appartengo a un mondo completamente diverso, anche se non potrei esimermi da dire che è frequentato da pirati non da poco, no? Ecco, come in tutti i mondi, ma insomma meriterebbero 4 mura anche loro. Però diciamo che quindi il mio coinvolgimento risponde ad un principio personale che dovrebbe essere quello di tutti. Deve essere quello di tutti, il diritto di esercitare il ruolo di cittadino, che vuol dire di informarsi. Questa è stata l'occasione per mettermi lì a fare la talpa, a cercare, pensare, riflettere, sintetizzare, leggere, fare una sintesi. Per cui ho detto, ma perché la pena? Cosa significa? Che cos'è? È un paradigma che si risente fortemente, come immaginabile, delle strutture sociali tempo per tempo esistenti, dei sistemi di codice e di codificazione penale, che riflettono anche un po' il sistema di potere, no? Le catene di comando tempo per tempo in piedi. Ecco che quindi questa volontà di esplorare un mare aperto mi ha portato ad essere sempre più coinvolto in questa cosa che effettivamente rappresentava un indubbio interesse. Diciamo che la provocazione, perché non sapevo effettivamente da dove cominciare, è stata, faccio ahimè un rimando letterario ma è importante, un piccolissimo volumetto di Gianrico Carofiglio, che è un giudice, che si chiama Il Paradosso del Poliziotto. Ma è una cosetta da 3 euro che si trova di solito nei banconi delle librerie che tutti noi ignoriamo perché andiamo di fretta, dobbiamo pagare, correre per andare chissà dove. Invece ho visto questa cosa e ho cominciato a leggerlo e da lì nasce un ragionamento per il quale la pena non viene determinata dai codici, tempo per tempo esistenti, ma viene determinata dall'esito dell'interrogatorio. Se l'interrogatorio finisce male, sono dolori. Se l'interrogatorio finisce bene, possiamo cavarcela. Quindi entro in questo mare aperto e continuo a cercare. Mi viene fuori la lettura, incontro un altro studioso, Michel Foucault della Collège de France, il quale suddivide in 4 parti, grandi linee. Faccio teoria, non sono esperto come loro, quindi non sarò molto lungo, ma sono, come dire, il frutto di una ricerca di un cittadino, non esperto. Speriamo che l'esito sia stato buono. Diciamo che ci sono 4 grandi correnti della filosofia punitiva, lui le chiama la società punitiva, questo studioso, e sono, il primo è esiliare, cacciare, bandire, buttare fuori, espellere dalle frontiere. Il secondo troncone è organizzare una compensazione, cioè io ti tengo prigioniero finché qualcuno non mi paga per, tipico del mondo orientale, tipico anche di certe culture giuridiche oltreatlantico e di qua dell'Atlantico, il riscatto, la cauzione. Poi c'è l'altra un pochino più cruenta, in una società dove non aveva controlli estesi, che erano quelle dell'esporre alla vergogna, il marchio, l'amputazione, le cicatrici, i segni sulla fronte, l'amputazione delle orecchie. Diciamo che oggi in maniera meno cruenta è uscita dalla finestra per la civiltà giuridica, che qualcuno con sapienza ha fatto riferimento a Beccaria, il contratto dello Stato con i cittadini. Esce fuori l'aspetto cruento, ma entra dalla finestra, con una pericolosa estensione dei sistemi di radiofrequenza, cioè ti metto un microchip qui perché ti controllo il diabete. Parliamone. Il quarto troncone, ed è quello che ci riguarda più da vicino in questa occasione, in questo progetto meraviglioso, coraggioso, perché sappiamo che il nostro Paese non ha un progetto complessivo, è quello dell'imprigionare, del rinchiudere anche nelle strutture psichiatriche. Ecco, diciamo, questi sono i 4 tronconi. Uno degli aspetti che incrementa, sempre nel corso di queste indagini forse disordinate, ma che mi ha colpito, è il fatto che assistiamo a un fenomeno crescente in Occidente delle espulsioni di massa. Ma espulsione da che? Dal ciclo produttivo. Man mano, a misura che i sistemi di produzione cambiano con le tecnologie, il web e quant'altro, cambiano le professioni, alcune scompaiono, quindi ci si ritrova improvvisamente senza capacità professionali che invece sono state difficilmente nel corso degli anni costruite con sapienza, con bravura, con esperienza, e vengono di colpo azzerate. Quindi questa espulsione diventa terreno di coltura per la devianza, perché questa gente qualcosa deve fare. Quindi questo crescente numero di esclusi diventano un affare. Cioè un po' come i profughi, come i migranti, no? E nascono le prigioni super specializzate a pagamento, private. Per cui si assiste a un fenomeno di carcerazione immediata, secca, veloce, per qualsiasi motivo, futile, perché ogni giorno la carcerazione costa e quindi il sistema carcerario incassa. Abbiamo un paese oltreatlantico che ha il quarto, da solo, il 25, quasi 30% di tutti i detenuti del pianeta, alla faccia della Cina, della Russia, e che esporta democrazia, parliamone, perché si è innestato il meccanismo del profitto. Quindi ghettizzazione, carceri super specializzati, privazione non solo della personalità ma anche psicologica. Il fatto delle espulsioni provoca tumulti popolari. C'era un Nobel dell'economia che è stato ignorato, piccolino così, insignificante. Bisognerebbe vederlo 10 volte per riconoscerlo. Si chiama Becker, Gary Becker. Vi do questi flash, poi se qualcuno vuole delle specifiche gliele do volentieri, che nella sua lettura Nobel parla del fatto che una società in una città ha prodotto $1 miliardo di utile licenzia, perché è una moda delle grandi compagnie americane, licenzia in massa 300-400 mila persone e queste distruggono la città con una rivolta che dura settimane, producendo 30 miliardi di danni. Non so se il messaggio è arrivato. Questo perché? Perché se il paradigma diventa il profitto, è sempre più a breve termine, prima un anno, poi 6 mesi, poi 3 mesi, poi giornaliero, poi a ore, si distrugge il futuro. Si è parlato di futuro qui, interessante il ragionamento, ricordiamocelo tutti. Il passato, il presente è qualcosa che ha significato se c'è un'idea di futuro. C'è tutto un ragionamento che si impernia sull'interrogatorio, perché questa è la cosa che mi ha un po' incuriosito. E anche lì ci sono 3 forme di interrogatorio, la migliore è quella cooperativa, cioè nel senso che l'indagato, non parlo di imputato, attenzione, l'indagato viene interrogato e collabora. Allora dice: il paradosso del poliziotto qual è? Il solito gioco, no, dei film americani, quello cattivissimo che ammazza le botte l'inquisito e poi quell'altro che entra dall'altra parte della porta e gli dà la sigaretta, non ti preoccupa, parla. Non sono tecniche che funzionano. Nasce tutta una teoria sull'interrogatorio, perché poi alla fine mi sono accorto che, forse errando, qualcuno più esperto di me, che ce ne sono tanti, potranno correggere questa mia indagine, ripeto, da semplice cittadino inesperto, è fondamentale, è il cardine di un sistema che parla della pena. C'è un olandese, si chiama Joost Merlo, che dice in un suo libro The Rape of the Mind, la distruzione della mente, le tecniche di demolizione della persona idea, che sono tuttora in uso, lui l'ha scritta negli anni 50, sono tuttora in uso nei dipartimenti di polizia americana e forse pure da noi, non lo so, non ne sono sicuro, qualcuno potrà dirlo, non lo so. Poi finisco per fare, che ne so, l'interrogatorio degli spioni, le spie, quello è asimmetrico, perché quello sa che deve dire una cosa che non è quella giusta e quindi è esperto, sa rispondere, non viene preso in contropiede, no? Il famoso caso Abel, Kirillchenkin. Ma lì giochiamo su tavoli asimmetrici dove ci sono degli esperti, l'interrogatore può durare anche mesi. Ti faccio entrare, ti faccio cuocere una settimana lì dentro, ti osservo, poi ti riprendo. Alla fine si patteggia una semiverità. Poi c'è l'interrogatorio dove la verità non interessa affatto. Non interessa affatto. Dici, ma allora perché si fa? Perché è l'interrogatorio dello Stato totalitario. Qualsiasi verità tu mi dici non è quella giusta, perché la verità la creo io. Se no si chiamerebbe dittatura. Il passaggio di qualità dalla dittatura al totalitarismo è che io ti cambio completamente la tua visione della realtà. 1984... vi suggerisco, è un precursore di questa argomentazione, ma c'è Hannah Arendt, la filosofa che scappò negli Stati Uniti perché osteggiata per quello che diceva. Perché dico queste cose? Perché sono delle esplorazioni. Nelle democrazie avanzate questo aspetto cruento, questo aspetto di interrogatorio un po' da film, poi finisce, perché a misura di alcune libertà, è una riflessione che faccio, man mano che la società acquisisce delle libertà, che ne so, il divorzio, l'aborto, quant'altro, quei sistemi di controllo, pensiamoci, vengono sostituiti da altri. Perché io mi sono fatto una domanda: come si fanno a controllare 7 miliardi di persone che non si uccidano fra di loro oggi, per esempio noi? Perché non ci alziamo e ci infiliamo le dita negli occhi in questo momento? Perché ci sono dei meccanismi personali conculcati che ci fanno fare un saggio comportamento in pubblico. Il grande sociologo canadese Goffman, no? Lo spiega, Behavior in public. Quindi una catena di servomeccanismi invisibili. Immaginate che oggi questi servomeccanismi sono resi ancora più efficaci da che ne so, sistemi di controllo tecnologici che possono essere, per esempio, nel mondo penitenziario, i braccialetti elettronici, i microchip, ne so, le macrofotografie dai satelliti, dispositivi elettronici legati 36 ore al giorno a internet. Per cui c'è una Quello che viene chiamato il soft power, non è il potere del marchio sulla fronte, che era cruento, faceva un po' pressione, però non è da poco, perché lavora su quello che hanno detto con maestria i miei predecessori, sulle emozioni, sulla mente. E quindi ritengo che questa iniziativa possa essere un'apripista per riflettere anche su questi aspetti che non si vedono, si è prigionieri anche fuori dagli universi della detenzione. Quindi la devianza, ho fatto una riflessione, quando nasce il concetto di pena, quando nasce il concetto di devianza, dico, nasce con la città, che c'entra? Perché sei anonimo, nel piccolo centro da 5.000 anime, 3.000 anime, dove tutti sono il cugino della nonna, dello zio, della sorella, hanno tutti gli stessi nasi, le stesse orecchie, era ovvio che si conoscevano tutti, quindi il controllo era frontale, era reciproco. Nella città si diventa anonimi. Qualcuno diceva la città rende liberi, no? Ma rende liberi anche di agire in maniera diversa, e soprattutto parte curiosamente dai porti, perché i porti avevano le merci. L'ape va dove c'è il miele, no? Ecco che lì questo anonimato che dilaga crea le istituzioni che qualcuno scrisse chiamò totali, cioè ti infilo là dentro perché non c'ho tempo, non c'ho voglia, non me ne frega, ti sposto, e quindi nascono le istituzioni carcerarie, che quindi sono istituzioni di controllo, di contenimento di un fenomeno che non sapevano gestire. E questo è il problema dei grandi, con la Salpetrière, no? I cacci, il Panopticon, no? Sistemi elettronici di controllo. Invece bisogna passare dalla punizione, come è stato mirabilmente detto e sarà, credo, continuerà a essere detto, del recupero, del ristabilire, che già la parola recupero mi dà l'idea che stavi male prima, eccetera, del ristabilire il diritto di cittadinanza anche a questi signori e queste signore che sono colpite o che hanno agito in un certo modo. Quindi non più un sistema punitivo, ma un sistema di recupero, di riassestamento della dignità. Sant'Agostino, quando gli dicono cosa fai per fare migliore quello che fai, e lui dice lo faccio con dignità, la dignitas. Allora, recuperare dignità non è un'operazione semplice. Si apre una nuova frontiera, e qui mi fermo, chiudo il mio piccolo intervento, sulla filosofia della giustizia riparativa. Cioè, fino ad oggi, da un po' di tempo, si è parlato solo dell'universo del detenuto, come tenerlo, come fermarlo, come distruggerlo, come gestirlo, come educarlo. Ma chi ha subito le violenze sta fuori dal palcoscenico. Chi ha subito un danno, che non è necessariamente per sempre, per fortuna, fisico, ma anche patrimoniale, anche sociale. Quindi la giustizia riparativa diventa un problema europeo, tant'è vero che cito, non a memoria, quella direttiva europea del 2012 numero 29, che viene recepita dalla legge 67 del 28 aprile 2014, poi non so se ci sono state successive modifiche perché non sono un esperto, ripeto, mi diverto a fare altre cose. Chiedo scusa Mario, forse dobbiamo chiudere. Grazie. E quindi la giustizia riparativa è la nuova frontiera, perché si basa sulla cooperazione di chi ha ferito e di chi è stato danneggiato. Quindi passa attraverso una qualità che forse deve essere imparata sempre di più, e i ragazzi l'hanno detto, si impara quando si è liberi dai pregiudizi, l'ascolto. E così chiudo, grazie per la vostra affettuosa attenzione.